trasformazione delle velocità, il lancio, perché poi lascio che siate voi a studiarle. Dunque, vi ricordate Galileo? Galileo aveva una trasformazione delle velocità che diceva la velocità nel sistema fisso uguale alla velocità nel sistema mobile più la velocità del sistema mobile rispetto a quello fisso. Se io che sono sul treno, io che sono sul treno che sta andando avanti a 100 km all'ora, lancio in avanti e quindi quell'oggetto per me ha una velocità di 10 km all'ora, chi vede questa scena dall'esterno attribuisce all'oggetto che ho lanciato la velocità di 110 km all'ora, perché somma la velocità che io ho dato all'oggetto con quella del treno. Ok? Il problema è che questo non può più essere vero in relatività, perché se io lancio in avanti un oggetto a velocità 3 quarti c e io rispetto all'osservatore fisso mi muovo a velocità 3 quarti c, dovrei andare alla fine, cioè chi è fermo dovrebbe vedere l'oggetto muoversi a 3 mezzi c, cioè a una velocità superiore a quella della luce, ed evidentemente non può essere. Quindi le trasformazioni di Galileo, queste, non possono più essere vere, vanno modificate. Tra l'altro vi faccio notare che anche in questo caso io ragiono sempre con il più, cioè la velocità mia, se sono un osservatore fisso, è la velocità dell'altro, più la velocità con cui io vedo l'altro muoversi. Ma la trasformazione inversa, che in questo caso è banale ricavare, però gode sempre della stessa proprietà. Se io sono sul treno, la velocità che io attribuisco all'oggetto è uguale alla velocità che gli dà l'altro, più la velocità con cui io vedo l'altro muoversi rispetto a me, e l'altro rispetto a me si muove con velocità meno b. Quindi la trasformazione è una sola. L'unica cosa che cambia è il segno da attribuire a v nel momento in cui vado a sostituire. Allora, un'osservazione intanto. Qui adesso ricordatevi che non stiamo più trasformando solo eventi, ma ci sono due osservatori che studiano un'altra cosa. Quindi vorrebbe dire che io sono sul treno relativistico, l'altro è fermo alla stazione, e tutti e due stiamo studiando che cosa fa un aereo relativistico che va a grandi velocità. Quindi tutti e due gli attribuiamo una velocità, il problema è come le velocità di uno le vede anche l'altro. Allora, vi faccio vedere la formula, poi vi do un'idea di come ci si arriva. La formula finale dice che la velocità vista dal sistema fisso è uguale alla velocità vista dal sistema mobile più la velocità con cui io vedo muoversi l'altro osservatore. E fin qui saremmo a Galileo. Sì, sì. Ma il denominatore c'è fratto 1 più beta fratto c per la velocità che l'altro attribuisce a questo oggetto. Notate che il libro non dice beta fratto c, ma siccome beta è b fratto c, lui scrive b fratto c quadro, è la stessa cosa. Io cerco di compattare in più e usare un po' di più beta, ma è la stessa identica cosa. Se io fossi nell'altro sistema, come diventerebbero queste trasformazioni? Sarebbe u, chi è in moto mi vedrebbe con velocità negativa, anche sotto la velocità negativa porterebbe un meno, e ovviamente qui non avremmo un primo, ma avremmo un. Quindi la formula è una sola, bisogna solo sostituire V e beta con i loro segni. Allora, un'osservazione iniziale. A basse velocità, queste ritornano ad essere trasformazioni. Perché? Perché a basse velocità... C è 0, e quindi quel termine lì va a 0, fratto 1 rimane uguale. Quindi per velocità non relativistiche continuano a valere le trasformazioni di Galileo. Ma per velocità relativistiche no. Vi ho fatto l'esempio prima. Io sono sul treno e studio qualcosa, che magari l'ho fatto io, che si muove a velocità 3 quarti c. Il mio treno rispetto all'osservatore fisso si muove a velocità 3 quarti c. L'osservatore fisso con che velocità vede l'oggetto che io ho lanciato? Andiamo a farlo. Allora, l'osservatore fisso attribuisce all'oggetto una velocità u, che è data da u' più
più V fratto 1 più beta fratto C per U'. Questo dice la trasformazione delle velocità. Al numeratore, U' 3 quarti C più V. V è la velocità con cui l'osservatore di cui voglio le coordinate, cioè quello fisso, vede muoversi l'altro, quindi lui lo vede muoversi verso destra a 3 quarti C, che era questo valore qua. Al denominatore cosa rimane? 1 più beta. Quanto vale beta in questo caso? E beta più su C, quindi sarebbe 3 quarti e basta. Ok, lo vedete che siccome beta è V fratto C, beta vale 3 quarti, quindi mi rimane 3 quarti diviso C per U primo, 3 quarti per C. Cosa mi viene? Al numeratore 3 quarti C più 3 quarti C, 3 mezzi C. Ok, al denominatore 1 più 3 quarti per 3 quarti, 9 sedicesimi. Tre mezzi C, risultato, 3/2 C per 16, 25. Fa 48 diviso 50, vorrebbe dire 24, 25. Allora, come vedete, queste trasformazioni fanno sì che anche gli oggetti a grandi velocità non superino la velocità della luce. Ma allora uno potrebbe chiedersi, vabbè, esageriamo allora, supponiamo che l'osservatore sul treno lanci in avanti un raggio di luce. Quindi per lui la luce si muove a velocità C. E supponiamo che l'osservatore, diciamo, fisso dia all'osservatore mobile una velocità V. La luce, per chi si trova a terra, con che velocità si muove? La risposta di Einstein è sempre C, giusto? Vediamo se viene fuori anche da queste trasformazioni. Allora, per chi è a terra, la trasformazione è U' più V fratto 1 più beta fratto C per U'. I segni più li lascio perché io che sono a terra vedo l'altro che si muove a destra. Sostituisco U', questa volta l'oggetto che si muove è la luce, quindi io gli attribuisco dal sistema mobile una velocità C. E quindi rimane beta fratto C per C. Semplifico C e quindi mi rimane C più, scusate, più spesso, C più V diviso sotto beta, che cos'è? Beta è V fratto C, quindi mi rimane C più V fratto C. Ribaltate, semplificate C. Quindi la luce che per l'osservatore sul treno relativistico si muoveva a velocità C, anche per l'osservatore a terra si muove con velocità C. Quindi vedete che queste trasformazioni preservano proprio tutto quello che noi ci aspettavamo riguardo al comportamento della luce e della composizione della velocità. Nessuna velocità può essere superiore a C. Va bene per tutti. La dimostrazione è una cosetta di questo genere. Ve l'ho registrata, datele poi un'occhiata, se semplicemente si basa sul fatto che la definizione di velocità e spostamento fratto tempo si applicano le trasformazioni di Lorentz allo spostamento e al tempo, qualcosa si semplifica e si arriva a questa cosa. Come sempre consideriamo due osservatori, l'osservatore O e l'osservatore O'. I cui assi cartesiani sono disposti nella maniera ordinaria, cioè paralleli, e tali per cui all'istante di tempo t uguale a 0 e t' uguale a 0, i due osservatori hanno le origini coincidenti. Noi vogliamo che questi due osservatori studino il movimento di un oggetto, ad esempio di un punto P, che si sposta da una posizione P1 verso una posizione P2. Entrambi attribuiranno a questo oggetto una velocità. Noi chiameremo U la velocità del punto P rispetto all'osservatore O, mentre indicheremo con U' la velocità del punto P
rispetto all'osservatore o primo. Fatte queste premesse, iniziamo il calcolo della velocità. Inizieremo calcolando la velocità rispetto all'osservatore O. Come sappiamo, la velocità è sempre per ogni osservatore definita dal rapporto fra la variazione di posizione e l'intervallo di tempo in cui tale variazione avviene. Ovviamente questo nelle coordinate del sistema O, ma io posso trasformare con le trasformazioni di Lorentz queste coordinate nelle coordinate del sistema O'. Vi ricordo qual è il meccanismo. X2, ad esempio, diventa gamma volte la coordinata vista dall'altro osservatore più V per T2', dove V è la velocità che l'osservatore O attribuisce nel suo sistema all'osservatore O', e che può essere positiva o negativa, ma nella formula io metto sempre più V. Questo è ovviamente X2, quindi X1 sarà gamma volte X1' più V per T1'. Mentre al denominatore avremo la trasformazione dei tempi. Gamma volte T2' più beta fratto C per X2' meno gamma volte T1' più beta fratto C per X1'. Ora si può raccogliere a numeratore e a denominatore gamma e semplificarli. Nel passaggio che verrà raccoglierò in maniera opportuna i vari termini. Ad esempio, volendo poi arrivare a definire una velocità, comincerò a mettere avanti a tutto x2' meno x1'. Lasciando quindi i termini contenenti V in secondo piano, quindi V per T2' meno T1'. Stessa cosa al denominatore, ma questa volta ponendo in prima fila la differenza fra gli istanti di tempo. T2' meno T1' più, raccolgo beta su C, X2' meno X1'. È chiaro che adesso io voglio arrivare alle velocità viste dall'osservatore primo. Quindi le velocità saranno un delta x diviso un delta t. Per questo motivo io divido numeratore e denominatore per t2' meno t1'. In questo modo nel secondo termine resterà solo v. A denominatore il primo termine mi darà una frazione pari ad 1. E invece il resto rimarrà così, linea di frazione. x2' meno x1' fratto t2' meno t1' più v per la frazione unitaria, perché verrebbe t2' meno t1' fratto t2' meno t1', che ovviamente si semplifica. A denominatore non ripeto questa scrittura per il primo termine, mentre il secondo mi dà x2' meno x1' fratto t2' meno t1'. Già, ma che cosa ho ottenuto in questo modo? Questo è il rapporto spostamento fratto intervallo di tempo per l'osservatore O', cioè esattamente la velocità che io avevo indicato con U'. Quindi ho U' più V fratto, denominatore resta 1 più beta fratto C per, nuovamente, questa frazione rappresenta U'. Quindi, ricordandomi da dove sono partito e dove sono arrivato, posso quindi dire che la velocità espressa nel sistema di riferimento, chiamiamolo fisso, si converte rispetto alla velocità del sistema di riferimento mobile tramite questa operazione, dove c'è la velocità vista dall'altro sistema di riferimento, la velocità di trascinamento di O' rispetto a me, che compare anche in beta implicitamente, e poi nuovamente O'. Sarebbe molto facile ottenere subito
la nuova conversione contraria, cioè di U' in funzione di U. Infatti, come sempre, io potrei scrivere che U', ovvero la velocità come la misuro io, osservatore U', è uguale alla velocità come la misura l'altro, cioè l'osservatore O, più V. Ma l'osservatore O rispetto a me, che sono in questo momento O', si muove con velocità meno V, e quindi io vado a sostituire al posto di V meno V. E qui, per lo stesso motivo, viene un segno meno al denominatore con la U. Quindi in questo modo io riesco a convertire le velocità da un sistema di riferimento inerziale all'altro e ho ottenuto la trasformazione di Lorentz per le velocità.